In questa foto ci sono gli occhioni del bambino ingenuo per la prima volta a Luna Park. Beh, ci sono anche tanti muscoli, eh? C'è anche una forza debordante, straripante, quella forza che, che risolve tante cose, soprattutto, soprattutto negli anni venti, soprattutto subito dopo la prima guerra mondiale, quando fame ce n'è tante. E quando Primo Carnera, da Sequals, Friuli. È costretto a emigrare in Francia a 18 anni, provare a fare il carpentiere per sbarcare il lunario, come si dice allora. Ma non basta, e allora si arrangia come può e viene ingaggiato da un circo. Sì, perché era evidentemente fuori, fuori misura. Parliamo di un gigante di oltre due metri, e all'epoca non ce n'erano molti, quasi nessuno in circolazione. Per oltre 130 kg. Un piede così grande che spesso è costretto a camminare scalzo, Dal, dai banconi del circo al ring per fare pugilato sia pure per prova. È un attimo. E ma da lì in poi primo Carnera non si ferma più il gigante, la, la montagna silenziosa, il, la montagna lenta. Il gigante buono vince match dopo match. E diventa improvvisamente non solo la star, ma l'attrazione perché ha una caratteristica: è bianco. In un mondo in cui quello del pugilato a stelle e strisce, perché gli americani subito lo intravedono e lo prendono e lo fanno diventare una star dello star system amer americano, appunto, colgono questa cosa che è l'unico bianco. Primo carnera, però, resta. Quello di questa foto, resta un bambinone, resta un ingenuo, e infatti tra le altre cose della montagna di soldi che gira attorno ai suoi match. Eh, lui, lui, lui vede poco perché lui, lui è sempre quello. Lui, lui sa fare quello. Lui è una montagna, il gigante è buono. Sa prendere a pugni bene e ne ha fatto un'arte, ma di soldi ne, ne vede pochi. Gli americani lo adottano, ma lui continua a restare di passaporto italiano. E questa cosa in Italia quando. Il, il vento cambia e, e, e l'esperienza del fascismo diventa eh, a tutto tondo per il paese, questa cosa al regime piace e interessa per eh, quanto riguarda naturalmente l'esposizione della razza, dell'italianità eh, e se la giocano. E allora quando il 27 ottobre del 1933 Primo Carnera sbarca dagli Stati Uniti in Italia pur essendo sempre italiano a difendere il titolo mondiale che aveva già conquistato e naturalmente diventa l'orgoglio del paese e l'orgoglio del regime ma lui è talmente ingenuo che lui sta cosa mica la capisce mica ci pensa e infatti tutte le fotografie che poi resteranno nei secoli lo vedono in ritratto quel giorno con la camicia nera e poi col duce sorridente. Primo Carnera vince anche quel match e diventa il simbolo dell'Italia fascista ma più ancora, soprattutto negli anni successivi, il simbolo di un'Italia semplice, il simbolo di una terra povera, in questo caso il Friuli. Lui continua a difendere il titolo mondiale, resta negli Stati Uniti, quello, quello, quella terra che in qualche misura comunque gli alimenta eh, ancora il mito. Lui gira il mondo, da, 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 da poverissimo qual era, si ritrova a girare il mondo e a difendere il titolo in Argentina, in Brasile, negli Stati Uniti, in Europa eh, ed ecco il mito di Primo Carnera quel mito che poi sopravvive talmente tanto a se stesso da ispirare una striscia di topolino, numerosi film e che tutt'oggi tutt è in qualche maniera testimone di se stesso attraverso una delle piccole statue che rappresentano a tutto tondo la storia dell'Italia che albergano sul tetto del Duomo di Milano. E ancora oggi, quando in un bar chiedete un cocktail americano, State pensando a Primo Carnera? Sì, perché il cocktail americano fu inventato dagli americani in onore di Carnera detto l'americano, ma soltanto con ingredienti italiani. E questa è la principale sintesi che fece di Primo Carnera un'icona dello sport di una volta.